Cacchio, che bel colore! Benvenuta, cara! Grazie, sono molto felice di essere qui, tu lo sai. Grazie, cara, ci tenevo sono felice molto perché che tu sei felice. Una conduttrice davvero così profonda, così... Basta, ci fa sentire a casa. A tutti quelli che veniamo. Siamo a casa. Sei a casa, sei a casa. E con tutta la tua famiglia mi sento Gigi a casa. Mi guarda, mi stai guardando un po' storto. No. Perché? No, scherzando. No, perché mancavo da qualche settimana, mi fa piacere essere ma qui tornato. Ma tu, questa casa è la tua casa, quando vuoi. Questa casa aspetta a te, Gigi. Esatto, senti, sei entrata con la sigla di un programma. Bang. Del che sigla era? Il mio debutto televisivo con Corrado, Gran Canal, parliamo di 40 anni fa. Li vediamo, dai. Ecco, 40 anni fa quando... Sì, vediamolo, l'emozione è proprio poter dire sono 40 anni che sono in Rai. Ciao Osvaldo, un bacio a tutti gli amici di Sereno Variabile. Lo volete un consiglio di quelli proprio giusti? Bene, se volete passare un weekend davvero fantastico che rimarrà scolpito nella vostra memoria, il posto giusto si chiama Lucca, una città fantastica dove cultura si miscela con benessere, con allegria, con buona cucina, con tutto quanto voi volete e desiderate. Patrizia si è vestita la me. Patrizia si è vestita la me. Guarda, 20 anni ma hai già degli artigli molto lunghi. Infatti ho messo a posto il guanto perché tendo a graffiare. Tendi a graffiare. Un papà napoletano avvocato. Lo vorresti qua stasera per difenderti o no? Non ho bisogno del mio papà, anche se lo amo da impazzire. Io con te. Cioè, mamma Rai, tornare negli anni 80, sì. Era Sereno Variabile, cappello sulle 23 e c'è Wingum, però 40 anni sono passati ma sei sempre identica. Ci provo. Che Dio ti benedica. È una lotta continua. Dieta, perché io mangio un sacco, quindi sto sempre a dieta. E le mie colleghe come mangi mi un sacco ma sei sempre a dieta? Sì, mangio un sacco, dovrei essere a dieta, ma praticamente un giorno sì, un giorno no, io la dieta la smetto. Quindi un giorno mangio e un giorno fai la dieta. Un giorno faccio, adesso oggi sono a dieta, il giorno dopo già la smetto, perché sono un disastro. Amo la vita, amo mangiare, amo tutto ciò che è bello. Senti tesoro, siccome noi abbiamo bisogno di sognare, raccontami di Alberto di Monaco. Quello è stato un sogno vero, perché io ero a Venezia al Tribute to Ingrid Bergman, ospite in una serata molto mondana, molto bella, ero già famosa in Rai, già lavoravo, eccetera, eccetera. A un certo punto, subito dopo questa serata, hanno organizzato una gondolata, cioè delle gondole che ci portavano in giro per Venezia. E io capito in gondola con Liza Minnelli, di cui ero innamorata, tuttora sono innamorata pazza, Alberto di Monaco, che è un principe, e altri ospiti. Eravamo io, Liza e Alberto. Esatto. La sua gondola. Vabbè. A un certo punto... No, se loro due, pensa agli altri chi erano. No, tutti ospiti veramente meravigliosi. Dopodiché io vedo che lui mi guarda e io ricomincio a guardarlo, perché era anche un bel ragazzo, aveva i capelli, era proprio figo. E quindi abbiamo cominciato questo flirt. Non hai avuto soggezione? Flirt. No, zero. In discoteca me lo sono sbranata viva. Ero lo sei? Me lo sono sbranata con gli occhi, con lo sguardo, con le movenze. Ero felice di stare in una serata così prestigiosa con Liza Minnelli che ballava con me, insieme a Alberto di Monaco, insieme ad altri ospiti. Mi sentivo felice, sai, certo. Quando tu dici ho raggiunto il top del top della mia vita. Certo. Quindi a quel punto lui mi ha invitato il giorno dopo a pranzo e io ho detto subito sì, certo, ci vediamo domani a pranzo. E c'erano, Venezia era piena. Ti ricordi cosa avete mangiato per no, caso? No, certo che no. Hai rimosso. Ero persa. In più lui mi disse hai lo stesso sorriso di mia mamma, Grace Kelly. Io lì sono morta praticamente, sai. Cioè, Serena, in quel momento io ho visto, praticamente mi sentivo in paradiso. Certo. Perché un uomo comunque bello, affascinante, un principe. Principe mi dice che assomiglio a Grace Kelly, capirai. La madre, peraltro. Alla mamma. E io sono stata veramente molto, molto entusiasta di questa... La felicità è stata sublimata, poi... Certo, abbiamo iniziato... Gigi vuole andare no, lo diciamo, l'ho detto ai giornali in tutto il mondo, sono uscita su François Magazine, sui giornali più importanti del mondo, perché abbiamo iniziato una love affair, una love story. Che è durata circa un anno di nascosto tra alti e bassi, perché lui abitava a Monte Carlo e diceva... Cioè, faceva avanti e indietro con Parigi, io abitavo a Roma e lavoravo, quindi mi era un dura, po' difficile. La vita di stenti. Sì,
è stata una vita un po' difficile, ci vedevamo poco. Ma dalla gondola alla sublimazione, quanto tempo è passato? No, qualche mese, perché io sono andata a Parigi per il lavoro, perché usciva un mio film a Parigi, che si chiamava Dance Music, era un film musical. Andai a Parigi, dissi, vabbè, vienimi a prendere, stiamo insieme, tra l'altro lui un vero gentleman. Però Patrizia, lo dove ci portò le valigie, cioè un vero gentleman. Noi ti volevamo principessa, però, scusami. Ma non avrei potuto, perché poi a un certo punto è successa una cosa che mi ha portato fuori strada, ha portato il nostro love affair fuori strada, perché sono uscite delle foto che avevo fatto un po' piccanti su Playman e lui ha cominciato a balbettare e a dirmi non ti posso vedere. Io ho detto, che è successo? Perché le facevano tutte, da Ornella Muti, sì, la Ferilli, tutte le donne attrici italiane hanno fatto quel tipo di foto e lui mi disse, io non posso permettermi di rivederti perché io ho bisogno di una donna al mio fianco di un certo livello e tu hai fatto delle foto troppo osè. E io ci sono rimasta malissimo, non l'ho detto mai a nessuno, ma ci ho pianto per qualche giorno, perché ci sono rimasta male. Ti sei salvata, perché sia Grace che poi anche la principessa attuale, diciamo che non hanno proprio trovato la sono tanto felicità. Felici, è vero. Ma tu ci hai pensato, hai mai pensato se non avessi fatto quelle foto? Cioè, ci avrai pensato ovviamente, ma col senno di poi? Ma no, poi non ci ho più pensato, perché poi mi sono subito fidanzata col mio ex marito. Le cose della mia vita erano talmente veloci quando vorticose. Ero giovane, tanto, tanto, tanto corteggiata, desiderata. Moltissimi mi hanno corteggiata. Perché quindi ti corteggiavano e ti desideravano? Bella, esuberante. Ero... Secondo te qual è il tuo skill? Il mio skill è che sono mezza matta. Cioè io non sono una normale, io sono una che ti incanta perché... per la sua follia. Gigi mi conosce da quando ero ragazzina. Perché regala felicità. Sì. Però, scusami, io... Ci mancavo da qualche mese, sono tornato, perché l'assassino torna sempre sul luogo del delitto. Tu sei tornata dal principe? No, io l'ho rivisto qualche anno fa ad un premio che gli ho dato, lui fu molto carino, non rilasciò interviste a nessuno tranne che a me. Quindi disse, Patrizia, prego, e gli altri giornalisti solo no. Solo interviste? Solo interviste, no, non abbiamo più avuto ritorni di fiamma, se è questo che vuoi sapere, anche perché anche lui era molto impegnato, ha fatto figli. Un po' abbiamo visto la sua carriera di uomo, insomma, mi sembra certo, sì, anche insomma, qualcuno ha lasciato un po' per strada. Esatto, però devo dire che nei miei confronti è sempre stato principe, prima, durante e dopo. Quindi sono felice di averlo come amico, se ci dovessimo rincontrare sono sicura che saremmo ancora amici. E mi hai detto, ti sei sposata appunto con Pietro, il padre dei tuoi figli. Sì, Gregory, Tommaso e Arianna. E lì questa ragazza esuberante, allegrissima, incontra i miei... il primo grosso dolore della sua vita. Sì, grande, grande, grande. Credo il più grande che una donna possa subire, la perdita di un figlio. Il mio primo figlio, che si chiamava Riccardo, e che era un bimbo che cresceva tranquillamente, sano, a un certo punto ho avuto questa gravidanza un mese prima e lui non era pronto con i polmoni. Quindi io ero in clinica, l'hanno portato al Bambino Gesù e dopo qualche giorno mio marito entrò in camera e mi disse... Mi guardò, io dissi già, capii subito che c'era qualcosa che non andava. E mi disse, guarda che Riccardo è andato in cielo. E io lì mi sono sentita veramente morire. Cioè, come se qualcuno ti prende il cuore e te lo stringe, te lo accartoccia e lo butta via. Sono quei momenti della vita in cui tu dici, preferirei morire adesso. E sono andata in una specie di depressione molto forte. Lui ha cercato di farmi viaggiare, di portarmi via, ma io ero veramente priva di voglia di vivere, di quella voglia che Gigi diceva. Così, di prima, cioè una avevo, cosa così insensata. Insensata, poi perdere un figlio, dopo che io avevo fatto altri tentativi prima di averlo, che erano già stati falliti, erano già falliti. Quindi era un bambino che desiderato, amato, desiderato veramente tanto. E dopo Riccardo, veramente soltanto il mio lavoro mi ha salvato la vita. Davvero? Il teatro, Pietro Garinei, che con Sistina, tutte le commedie che ho fatto con Garinei, che mi hanno dato forza e voglia di migliorarmi sempre di più, come succede tuttora, perché non mi sento arrivata da nessuna parte. Il teatro è stata la mia stabilità psicofisica. Dico sempre a tutti che come mi sono salvata? È stato il pubblico che mi ha salvata, è stato il lavoro, è stato il credere in Dio, è stato avere un padre e una madre fantastici che mi hanno supportata nei momenti di depressione, anche un marito, che adesso è ex marito, che è stato bravissimo perché mi ha dato il tempo di prendere forza, perché lì li perdi le forze, credimi, cioè Serena ti devasta. Che poi non hai giustamente rinunciato ad avere una famiglia, perché poi ti avevano detto che non potevi più avere figli. Sì, quindi io mi ero... Subito dopo la perdita di Riccardo, sì, ti hanno detto questa cosa. Si è chiusa l'unica tuba che avevi, quindi non potrai più avere figli. Ma questo, seconda questa specie botta. Di...
condanna, appunto. Sì. Tu come l'hai vissuta? Come hai fatto? Malissimo, cioè, malissimo. Io non avevo più voglia di vivere. Cioè, la mia prima vera depressione non è stata quando mi sono lasciata con Stefano Tudini, il mio secondo marito. La mia prima vera depressione, anche se non mi sono curata all'epoca, è stata quando mi hanno detto che non avrei potuto essere madre, perché essendo napoletana, come tu ben sai, tutte le donne del sud, forse più di quelle del nord, abbiamo questo desiderio di fare una famiglia, di costruirci un marito, dei figli soprattutto della famiglia. Quindi io da piccolissima già volevo dei figli. Questa cosa che mi dissero no, tu non potrai più avere figli, mi devastò. E vai ad adottare, decidete di adottare Gregory. Sì, Gregory. Un percorso lungo, due anni e peraltro, mezzo. Peraltro, te lo ricordi il momento in cui l'avete preso? Sì. Era in Russia, giusto? Era in Russia, a San Pietroburgo. Quindi tu e Pietro partite e arrivate a San Pietroburgo. Sì, una cosa da brividi. Il momento dell'incontro con Gregory. Allora, ecco, descrivimelo. Lui aveva 3 anni, quindi mi aspettavo di vedere un bimbo di 3 anni, come in Italia sono già belli, cari. Lui era uno scricciolo che sembrava un bimbo di 9-10 mesi, piccolissimo, con un occhio aperto e uno chiuso, 3 capelli in testa, manco si vedevano, ed era di una tenerezza, di una gracilità tale che io appena l'ho visto ho fatto e lui ha fatto e l'ho preso, me lo sono abbracciato, me lo sono stretto, l'ho amato da subito, come se l'avessi partorito in quell'istante. È stato amore a prima vista, anche se era bruttariella. Devo dire la verità, era bruttarillo, però io l'ho visto come il più bel bambino della mia vita. L'ho sentito come mio figlio, come se l'avessi partorito. E siete più tornati in Russia? No, con lui? Purtroppo no, perché abbiamo avuto voglia di tornarci. E adesso come sta vivendo Gregory Gregory il tema della guerra? C'è un po' rimasto male, sai, credo che parliamo. Sia amareggiato come è molto tanti amareggiato, Gregory, sì. Cittadini russi, ma lui è italiano, ha detto, ovviamente, mamma, dopo però... questa cosa qui non mi sento più russo, mi ha detto, e io lo capisco, perché c'è tale, secondo me dentro di sé, anche se non ne parla molto, ma c'è tale il dolore che sta provando per questa situazione che è veramente tragica, che lui si è sentito totalmente italiano soprattutto per questa evenienza qui, perché ha detto io mi dissocio, non lo voglio più il passaporto russo, mamma, ormai sono solo italiano. Quindi lo capisco, Gregory, è un gran ragazzo, molto intelligente, bravo, e super sensibile. Che adesso ha 27 anni e poi... No, ne ha quasi 30, ne ha 30. Ne ha quasi 30, ha 30. Certo, sì, perché tu e voi siete andati 27 anni fa. Ho avuto 30, due figli, ho avuto Tommaso, 25, e Arianna che ne ha 26. E Arianna ti manda un messaggio. Arianna? Sì. Non mi hai detto niente stamattina. Ma così si fa. Ciao a tutti, ma soprattutto ciao mamma, e ti volevo dire quanto ti voglio bene e quanto sono felice di fare questo video soprattutto per te. E anche se abbiamo un rapporto molto molto bello, ma molte volte, visto che abbiamo due caratteri totalmente forti, molte volte andiamo anche in conflitto. Comunque ci siamo sempre l'una per l'altra. Ti voglio bene, mamma. Arianna ha 23 anni, è nata di 6 mesi. 5 mesi, quasi 5 mesi, era ancora tu più piccola. Non li potevi avere i figli, poi li hai avuti. Sì, dopodiché ho scoperto per caso con una signora a Porto Rotondo che si potevano riaprire le tube. Allora io subito mi sono catapultata a Milano da questo grosso professore che riapriva le tube, ma mi ha riaperto l'unica tuba che avevo. Dopo 6 mesi aspettavo Tommaso, dopo un anno Arianna. Quindi ho avuto la fortuna di essere sia madre adottiva che madre naturale. Caparbia, io sono stata decoccio proprio. Dicevo, questa immagine che tu racconti di Arianna, che quando era nata era nella mano del papà. Tutta quanta intera nella mano del papà. Era così, 450 grammi. E comunque lì si vede Arianna caparbia come la mamma. Sì, lei ha preso il mio carattere. Ha dei problemi, non riesce, non cammina. Non cammina molto bene, purtroppo, è disabile. Però è una disabilità particolare, perché per esempio in casa qualche passetto lo fa, perché si sente sicuro. Fuori, per fare camminate troppo lunghe, naturalmente non ce la fa. Ma è una ragazza talmente bella, intelligente, profonda, scaltra, anche molto cazzimosa, come diciamo noi a Napoli. Sai quelle verve che ti rispondono, che secondo me conquista lo stesso, perché è stupenda. Io la amo moltissimo. È contenta della tua vita? Tanto. Penso di essere riuscita a ottenere ciò che più desideravo. E te lo dissi quando venì da te e non ero ancora madre. Crearmi una famiglia, sono riuscita a crearmi una famiglia, perché anche se con i miei mariti
sono stata sfortunata in amore, devo ammetterlo, perché due matrimoni lunghi. Perché poi lunghi, che succede? Ma... Tu lasci Pietro, perché lasci ti innamori Pietro. Di Stefano. Esatto. Succede. Esatto, succede. E però poi con Stefano... Le cose certo sono andate punto... male, ma dopo 13 anni comunque. Cioè, tutti i miei matrimoni sono durati 13 anni, quindi comunque sono stati due matrimoni fortunati sotto certi aspetti. Purtroppo non sono durati tutta la mia vita come io speravo. Però credo ma di essere riuscita. Ma quando tu l'hai raccontato, cioè il vi siete traditi con Stefano o lui ha tradito te? Com'è andata? Beh, diciamo che lui ha tradito me e pubblicamente, perché magari qualche flirt anch'io ero un po', ero molto bellina, per cui magari qualche volta anch'io mi facevo corteggiare, mm-hmm. però lui in realtà mi ha lasciato per un'altra, cioè ha rotto il nostro matrimonio. Tu avresti, come dire, consentito comunque il proseguimento del matrimonio anche se non c'era la fedeltà? Me lo dici dopo la pubblicità. Che fa? Mazza, che domandona questa. Hai tempo per pensarci, poco, restate con noi. Eccoci qui, eravamo su grandi temi, la fedeltà. Secondo me, oggigiorno la fedeltà è la vera trasgressione. È imprescindibile dalla mia vita. Ma all'epoca, se devo essere sincera, non era questa la mia mentalità. Io perdonavo molto Stefano e Stefano qualche volta perdonava me. Quindi io sono molto cambiata con la sofferenza e sono diventata molto rigida su questo fronte. Sei innamorata adesso? Sono innamorata e pretendo fedeltà e se sento... Poco che non c'è fedeltà io scappo. E lui chi è? Non te lo dico, manco morta. Ma perché un uomo è un manager, non fa parte del mondo dello spettacolo, mi ha chiesto riservatezza ed è giusto che io gliela dia. Giusto, va bene. Gigi, che ha intervenuto sapientemente nelle interviste, sei in libreria con questo La vita è un sogno, incontri sottovoce. Rai Libri. Raccontami di Woody Allen. Woody Allen è una persona squisita, silenzioso, sembra quasi antipatico, invece non lo è per niente. Poi con me è stato di una simpatia, lo ma dico ti anche ha regalato un paio d'occhiali. I suoi occhiali non che io ho studito, incorniciate con la lettera, i suoi occhiali. Ma io avevo chiesto al termine di questo incontro che abbiamo fatto in un albergo, i suoi occhiali, avevo chiesto curiosità sui suoi occhiali perché io amo gli occhiali. Lui a fine incontro ha detto l'indirizzo tramite la traduttrice, mi ha mandato a casa i suoi occhiali ma anche con le lenti. Troppo cioè, carino, cioè, proprio i suoi. Cioè proprio quelli. Di quelli e tu dove li tieni gli occhiali di Woody Allen? Incorniciati, con la lettera, mittente Woody Allen, New York, incorniciati. Ce la porti questo la prossima volta che vieni, gli occhiali di Woody Allen con la lettera. Esattamente. Senti, e parlami di un'altra grandissima diva che io amo moltissimo, perché amo molto Truffaut. Fanny Ardan, fantastica. Che so essere stata tua passione, ovviamente da prima che la incontrassi. Da sempre. Cosa succede quando un intervistatore, un giornalista, professionista, incontra e deve intervistare una donna per la quale ha un'ammirazione, un amore, una passione? Non si fa quello che ho fatto io, cioè, però poi alla fine fatto? Sono riuscito ad avere l'incontro a Venezia dopo qualche mese alla mostra cioè, d'arte. Che hai fatto? Allora io vado a fare uno speciale sul Cinema Europa che si fa a Bari, è un festival che si fa a Bari. Sto parlando di qualche anno fa, quindi tutto è andato in proscrizione, si fa per dire, si gioca. Ho incontrato nella hall dello stesso albergo dove eravamo tutti noi, Fanny Ardà in compagnia di un signore. Era il mio sogno, io la signora della porta accanto l'ho vista questa pellicola... Sicuramente 10 volte. Né con me né senza di me. 10 volte. Allora sono andato, mi sono presentato, erano lì seduti. Io dico, senta, vorrei fare un'intervista. Fanny Ardà non risponde. Il signore che accompagnava Fanny Ardà dice, no, la signora non fa interviste. E io dico, scusi, me lo fa dire dalla signora, perché lo dice lei? Giusto, e la certo. signora ha cominciato a ridere e non si è fatta l'intervista. La sera siamo andati tutti a cena, io sono arrivato prima in albergo, ho aspettato che tornasse Fanny Ardà, accompagnata sempre da questo signore, lei è andata nella sua stanza e ovviamente io sono andato nella mia. Ho chiamato il portiere e ho detto al portiere, mi può passare la signora Ardà? E ho detto, senta, io sono quel giornalista che oggi le ha chiesto di fare l'intervista, non è un corteggiamento, io vorrei solo che mi parlasse qualche minuto, perché è da una vita che amo Fanny Ardà. Lei è stata carina, quel minuto di colloquio è diventato un'ora al telefono e mi ha raccontato dei suoi amori, quindi della sua vita. Quindi non ti ha deluso, perché il rischio in questi casi è che poi il proprio idolo uno lo incontra. Una gran signora. Mi ha parlato dei suoi amori, dei suoi tre figli, perché ogni amore è Fanny Ardà, un figlio e compagnia. Il giorno dopo... eravamo tutti nella si doveva partire. Io avevo il biglietto di ritorno Bari-Roma, dovevo tornare a Roma. Vedo che la signora Ardà deve andare a Catania. Allora io
faccio anche un biglietto Bari-Catania, perché dico tra me e me, se la signora è sola sull'aereo, io ho paura dell'aereo, io l'accompagno a Catania. Mazza che gentleman! Ma c'era sempre questo signore che l'accompagna. Eravamo tutti in aeroporto lì a Bari, la signora va a Catania da sola. C'è chi non più Roma, io vado a Catania. Mi faccio trovare nell'aereo. Una paura intensa, perché quindi è anche un aereo aerica, Bari-Catania. Allora io mi feci trovare, dico, senta, io l'accompagno, che dice, guardi che a Catania viene a prendermi un signore. Dico, vabbè, io pensavo che non fosse vero. Io l'accompagno a Catania. Se arriva un signore, le porto la valigia e poi me ne torno indietro, perché pensavo non fosse vero. Arriviamo a Catania, dopo aver parlato e compagnia, c'era il signore dall'altra parte, mazzo di fiori, che poi ho capito anche chi era, il suo compagno di quel momento, che poi hanno avuto anche un figlio anche con questo compagno. Io l'accompagno e me ne vado e ritorno e faccio un Catania-Roma. Però ci eravamo detti che ci vedevamo a Venezia, la mostra d'arte cinematografica di Venezia, e lei avrebbe fatto questa famosa intervista dopo tutto quello che avevo combinato. Arriviamo a Venezia, un'intervista bellissima. Lei fa l'intervista solo con me e bellissimo, con nessun altro giornalista. Bravo Gigi! orgoglio italiano! Tutti si chiedono, tutti i giornalisti sanamente un po' invidiosi, dice, ma perché ha parlato solo con Marzullo? Io non ho potuto raccontare quello che ho raccontato dopo tanti anni, tutto quello che è successo. Stiamo parlando di riconquistare la vita, è un sogno, incontri sottovoce, leggetelo, perché c'è davvero il mondo. Cioè io racconto come sono nata questa intervista. Siccome adesso ci fa, c'è anche, tu pensavi di essertela cavata, però no, stavo ascoltando, cioè, se lo fai. Allora io vi faccio vedere intanto Patrizia Pellegrino, attrice, perché peraltro c'è anche Don Matteo che ricomincia giovedì con Raul Bova, tu ci hai recitato nell'edizione del 2004. E subito dopo sudore sta intervista. Sì. Io parlo, sto parlando per parlare sotto. Sì, allora, mi è entusiasmato. Dietro la lavagna. Via, in castigo, via, basta. Allora, ricapitoliamo. Tu cosa ci balli? Servizio pubblico. Servizio pubblico? No, io so che devo coinvolgere tutti. Patrizia Pellegrino e poi servizio pubblico. Avete capito di che si tratta? Oddio mio, di nuovo. Sai che devi ballare? È vero, sono andata lì. Ma la mattina avevamo litigato. E Luca, nostro figlio, c'era rimasto molto male. Io speravo soltanto di potermi spiegare con lui. È vero, sono andata, ma non sono entrata in quella casa. Perché? 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 Perché era con una donna. Signor, calma, mica stiamo a teatro. Piano. Che donna? L'ha vista? Ho sentito soltanto una voce femminile. Non mi aspettavo che lui avesse già un'altra storia. Il certificato dei medici curanti della signora che non può presentarsi e la dichiarazione del padre che non può prendere con sé il bambino. Vista l'indisponibilità dei nonni materni ad assolvere a questo ruolo, sono presenti? Confermate? Sì, purtroppo mio marito è cardiopatico, deve fare una vita assolutamente regolare. Abbiamo allegato un certificato medico. Come dice il maestro Marzullo, la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio, giusto? Esattamente. La citazione perfetta, California Dreaming, c'è anche Patrizia Pellegrino, guest star, vai! Questi due, ovunque,
viva Memore Ligi, c'è il caos. Vieni, Patrizia. Era un ragazzo così preciso, tranquillo. Una volta. Tu ci vuoi cantare una strofetta napoletana, giusto? Vai, vai, vai. Con me, ragazzi, con me. Ti è piaciuto il racconto di Fanny Ardan? Fantastico. Ma così. Sindaco me, fanno mare a trovare che il cane non teniamo ca. Vieni con me e comincia a capire com'è inutile sta soffrire. Guarda sto mare che c'è in fondo e paura, sta cercando e sciampare. Ah, come sa fa a da via soltanto mare che c'è sta. Se tu non scendi a fondo non può sapere, no. Come sa fa a da via soltanto mare che c'è sta. Se tu non scendi a fondo non può sapere. Stai con me e comincia a cantare insieme noto che l'aria dà. Senza guardare tu continua a volare mentre vento ti porta là. Addosso stanno le parole più belle che ti pigliano per ti imparare. Come si fa a te via lontano che ti caccia sta. Se tu non scendi a fondo non può sapere, no. Come sei qua al fondo. Grazie. La standing ovation. Grazie, 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 grazie. Ma che non ci si può baciare.